Vi è mai capitato di essere alla vigilia di un appuntamento importante, magari uno spettacolo, un'audizione, e di sentire le caviglie un pochino bloccate, ossia di non avere quella sensazione di andare proprio giù perfettamente a fondo nel plié, oppure di non stendere esattamente i piedi come potremmo. Qualche cosa possiamo fare da soli per cercare di ottimizzare la nostra performance, però dobbiamo andare a chiedere consiglio alla nostra carissima amica Sara, danzatrice e fisioterapista. Sara, ho uno spettacolo questa sera. Cosa posso fare per sbloccare la caviglia? Cara Luisa, per sbloccare la caviglia ci sono tre cose che si possono fare. La prima è l'automassaggio dei piedi, la seconda il rullo che già abbiamo visto e la terza la dividiamo in due parti. La prima lo sblocco della sottoastragalica, l'articolazione più problematica dei danzatori che permette la flesso-estensione del collo del piede e l'altra manovra si fa in carico con un ausilio, quindi un mattoncino, proprio per liberare il tallone e dare respiro al polpaccio. La manovra in scarico della sottoastragalica si effettua da seduti principalmente, mettendo le due mani ad accogliere appunto la sottoastragalica e a decoattare, quindi portare verso la liberazione, questa articolazione nella estensione e nella flessione. Quindi tiro fuori e muovo avanti e indietro. L'esercizio in carico per liberare la sottoastragalica si può effettuare con un rialzo che può essere un mattoncino o della gomma piuma e una parete. Mettiamo l'avampiede sopra questo rialzo, liberiamo il tallone, ci mettiamo in una diagonale, ci appoggiamo alla parete con i gomiti, il bacino deve essere neutro e andiamo a liberare andando con il peso sulla gamba che è flessa, quindi per andare a liberare il polpaccio e di conseguenza la caviglia, sentendo anche l'avampiede che respinge. Per avere un risultato ottimale andiamo ad effettuare la stessa manovra al muro, ma mettendo il tallone sul rialzo, proprio per avere una completa liberazione della caviglia e quindi di tutta la gamba. Tallone, vado a mettere il peso sulla gamba controlaterale e spingo sia l'avampiede che il tallone verso il basso. Posso effettuare anche un plié mantenendo il tallone appoggiato a terra, proprio per sentire lo scarico verso il pavimento. Avete visto? A volte basta poco per far sì che il nostro corpo renda al massimo. Quindi grazie mille, Sara, per questi preziosissimi consigli che sicuramente tutti noi metteremo in pratica. Naturalmente, se il video ti è piaciuto, clicca su mi piace, iscriviti e ricordati di attivare la campanella. E se vuoi avere lezioni più complete, vai sulla nostra piattaforma online, Danza Online Ballettex. A presto, ciao ciao ciao, lascia un commento, ciao ciao ciao!